Io glielo fare un orso. La vicina come fa la parola? Ma le scelte ho fatto in carcheggi, io l'ho fatto nei primi anni subito dopo la guerra, là, 46, 47, 48, due anni consecutivi. Allora avevo 15, 16 anni. Il carnevale si fanno tutti gli scarti possibili. Non so chi abbia sognato questo di fare l'orso vestito in paglia, è anche una cosa un po' ridicola. Ma da dove sei? Mi sono dei vinai. Eh? Dei vinai. Ah, vinai. Aspetta che lo... In quei tempi là, non sanno, il paese non c'era niente, allora lì erano tutti dietro, e un po' per curiosità, un po' qualcuno, se vino ce n'era poco lì in giro, allora stappavo due tre bottiglie, e quelli che seguivano e altri che seguivano il corteo là avevano la possibilità di bere un bicchiere. L'operazione è più del costato. Martedì grasso ci faceva il giro da in piazza così e dopo si continuava di sera nelle spalle. Io i cortili c'erano stalle, ma non trovavano tutti perché erano già sempre tre o quattro, uno teneva una catena qui al piede, no? E l'altro è proprio la catena, non la corda, che lì sai fa un po' chiaro, sembrava che passasse i carri di una volta, no? E gli altri tiravano uno da parte, l'altro dall'altra, uno con la catena qua al collo e l'altro al piede, a volte tentava di scappare e aveva da cadere per terra, in certo senso. Già la gente lo sapeva e arrivava l'orso, allora iniziava già a uscire qualcuno lì, l'orso, i bambini scappavano lì un po' sulle scale, perché i bambini loro credevano proprio di vedere l'orso. L'orso al paia, l'orso di Segale. Signore, attenzione, è pericoloso. Abbiamo per fortuna un grande domatore. State indietro, fate attenzione. Attenzione, non c'è nulla da temere, l'orso è domestico. Ma non pensa ancora a un uomo selvaggio dell'alta montagna. La montagna del Mercantur. Abbiamo catturato qui sulle Alpi del Mercantur. State indietro, signore e signorine, state indietro che è pericoloso. Il più pericoloso, il più terrificante e ripilante orso del Mercantur. Fare il domatore d'orsi non è cosa semplice, è molto pericoloso. L'orso di Segale,